Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format. Finalmente mi sono deciso di portare una sorta di recensioni, molto alla buona, perché alla fine io non sono un recensore, però comunque delle recensioni, chiamiamole così, che è un po' blasfemia, però io direi che ci parliamo su, più che altro ci parlo di qualche argomento in particolare simile a recensione, per quanto non vada preso tutto come oro colato quello che dico. Quindi io vi dico subito che oggi parliamo di Xbox Series X, che adesso è circa una settimana, anzi domani è una settimana che ce l'ho, che la sto usando, ci sto giocando, mi sta piacendo molto, è una console molto potente, come deve essere questa next gen, no? È una console molto potente che può dare tanto. Purtroppo ha le limitazioni effettive di una console, perché purtroppo una console non è un PC, non è una macchina ultra performante come può essere un PC da 3.000 euro. È una console che, per quanto costa 500 euro, che è tanto, bisogna prenderla per quello che è. Regala prestazioni molto alte e un'ottima qualità. Ovviamente bisogna avere dei compromessi. Purtroppo non sempre si potrà avere le performance che si vogliono con il massimo della qualità. Microsoft sulla confezione, come ha dichiarato, la console potrà girare a 4K a 120 fps, ovviamente su dispositivi che supportano il 4K a 120 fps, quindi capite che bisogna andarci incontro, tipo per dire una TV 120Hz 4K. Io non, purtroppo non ne sono munito, però ci sto lavorando, dai, ci sto lavorando. Questa console qua è, diciamo, la console tra tutte quelle di Microsoft che mi è piaciuta di più. Sarà perché è la next gen, sarà perché comunque inizia che ha già un catalogo molto ampio. Catalogo molto ampio che si basa soprattutto sui giochi delle vecchie generazioni, quindi la serie One, la 360 e la prima effettiva Xbox, ovviamente parlando di digital. Se prendete la serie X, al contrario della serie S, avete anche il lettore di dischi, quindi avete anche la possibilità di mettere i dischi delle vecchie console. Non tutti i giochi sono retrocompatibili, ma diciamo che mi sembra avevano detto il 98% circa sono retrocompatibili. Io, per quelli che ho provato, sia da digitale che da fisico, non ho trovato nessun gioco attualmente che mi avesse detto guarda, questo non funziona. Quindi ne sono contento. Sul menu, allora, ci arriviamo subito perché ci voglio parlare un po' solo tra menu e giochi, scelte dei giochi e catalogo. Inizio subito a parlarvi della configurazione, che la configurazione è stata molto molto rapida. Ci sono voluti circa 15 minuti a dir tanto, sì, mi sembra 14 minuti di registrazione, contando che nella registrazione ci sono anche quei 5 minuti, sono stati più o meno, di download di aggiornamento della console. Quindi è abbastanza rapida, ma questa è una cosa un po' così, alla fine la configurazione iniziale è una cosa che fai una volta e te la prendi con calma, te la prendi veloce in base a come voi fate. Comunque adesso vi farò scorrere qualche scena. Poi arrivi in un menu che attualmente, da quello che mi sembra, è identico al restyle che hanno fatto l'Xbox One negli ultimi mesi. Hanno detto che dovrebbero cambiarlo, lo cambieranno, non lo so. Questo menu è comunque molto identico, quindi è molto intuitivo se si è giocato già un Xbox One. C'è la sezione ovviamente per tutti gli abbonamenti e tutti i giochi posseduti. Se si va sul Game Pass si troverà nei filtraggi già l'opzione compatibili, cioè ottimizzati per Serie X e Serie S, che sono un po', non tanti, già qualcuno, sono tipo, mi sembra una dozzina circa, forse un po' di più, di quelli compresi nel Game Pass, però ci sono già giochi ottimizzati
al di fuori del Game Pass. La distinzione viene fatta bene, perché comunque nel menu possiamo vedere negli angoli del riquadro del gioco Game Pass, EA Play si sono già ottimizzati per Series X e Series S, si vede già tutto lì, quindi già prima di scaricare si ha già una vista dettagliata di cosa si può fare, di come sono fatti i giochi. Molti giochi hanno già la facoltà di scaricarli in parte, ovvero per dire, prendo COD, che forse è uno degli esempi più conosciuti. Gli ultimi due COD, quindi Modern Warfare e Cold War, sono dei COD pesantissimi, sono dei giochi pesantissimi. Quindi ci danno la possibilità di scegliere cosa installare. I COD sono giochi pesantissimi, soprattutto gli ultimi due. Quindi ci danno questa possibilità di scegliere cosa installare delle varie parti del gioco. Quindi sono uno che gioca prettamente multiplayer, scarico solo il pacchetto multiplayer e gioco solo quello, quindi avrò le mappe, le armi. Voglio giocarmi la storia, la scarico, la finisco e la disinstallo. O installo solo la campagna. Voglio fare solo zombie, installo solo zombie. Quindi c'è questa possibilità di scelta che vogliono implementare su più giochi, almeno per quello che è stato detto. Questo starà anche agli sviluppatori decidere se dare questa possibilità agli utenti o no. Non è solo una scelta dei producer. Quindi per Microsoft e Sony danno la possibilità a tutti, perché comunque la memoria è limitata. La memoria è limitata perché sono 1 tera per la serie X, 500 giga per la serie S, di cui già sono meno per via del sistema operativo. Mi sembra che sulla serie X siano 800 giga quelli liberi all'inizio. C'è la possibilità di espandere con un hard disk esterno come nelle precedenti generazioni, quindi si collega l'hard disk esterno dietro, lo si formatta e lo configura come memoria esterna. Oppure Microsoft ha dato la possibilità di scegliere di acquistare presso di loro, e arriverà anche da terzi, una memoria, un expansion card, che non è altro che un SSD NVMe da 1 tera attualmente, poi arriverà forse anche quella da 2, che si va a inserire in uno slot dedicato sul posteriore della console insieme alle altre porte, che ci dà direttamente un SSD extra da 1 tera. Quindi non è male. Il prezzo è abbastanza elevato, si parla circa della metà della console, 250 euro il prezzo di listino. Ovviamente trovabile in sconto su Amazon, io l'ho già trovata in sconto attualmente, poi bisogna vedere sali, scendi, vari giochi. Parliamo allora di giochi nativi ed esclusivi. Serie X mi sembra che attualmente non ce ne sia ancora nessuno. Sono giochi della precedente generazione o cross gen già ottimizzati, quindi vediamo un Forza Horizon 4, vediamo un Gears of War 5, Fortnite, vediamo Sea of Thieves. Sono tutti giochi che sono ottimizzati con l'introduzione di varie cose, magari può essere ray tracing, come un pacchetto texture più alto, come semplicemente una dinamicità maggiore per quanto riguarda FPS e non. Quindi dipende, va presa con le pinze questa cosa qua, perché Fortnite, per dire, avrà poi il ray tracing. È implementato, c'è, non è ancora giocabile al 100%. Io non sono riuscito a giocarci al 100%. Comunque vedrete un po' di clip scorre. Forza Horizon 4 penso sia quello che tra tutti i giochi che ho provato sia quello che mi ha colpito di più, perché già è un gioco che punta comunque abbastanza al fotorealismo, e essendo che è un gioco di auto, sulla carrozzeria lucida si punta tanto, anche poi al ray tracing. Adesso io l'ho giocato cercando di avere tutto il massimo nella maggior fluidità possibile, sinceramente mi sono trovato molto bene, e secondo me quello che mi ha dato la sensazione è un pacchetto texture migliorato, perché mi sono effettivamente le texture siano migliorate. Infatti mi sono divertito tanto con la modalità foto, mi sono divertito tanto a registrare qualche clip in giro quella mentre giravo. Non fate caso alle mie pessime abilità di guida, perché col joystick purtroppo è così. Successivamente mi sono dato un po' di giochi da provare, ho provato Destiny, ho provato Sea of Thieves, Call of Duty Warzone, Fortnite, Minecraft, che anche questo è già ottimizzato per questa generazione qua, e implementerà il ray tracing al 100% come su PC, quindi molto bello, quindi è praticamente un pacchetto shader
che penso che sia una cosa che ha segnato un po' la svolta di Minecraft. I servizi di questa console qua penso siano i servizi migliori di tutti, perché tra tutte le console, quindi comunque alla fine Switch, PS5, 4 e Xbox, Microsoft, i servizi sono i migliori, perché io trovo che siano i migliori, che ti offrono un prezzo onesto, perché alla fine parliamo di un poco più di 10 euro al mese, un po' più di 100 euro l'anno, per avere un abbonamento completo che ti dà la possibilità di giocare online, giochi, tanti, tanti giochi, sia dal Live Gold che dal Game Pass, perché io comunque vi sto parlando del Game Pass Ultimate, che era il pacchetto top di Microsoft, di Xbox, perché vi offre, come vi ho detto, l'Xbox Live Gold, Game Pass per console, Game Pass per PC, l'EA Play o XEA Access, e l'Xbox, l'XCloud, il progetto XCloud, che alla fine è un Google Stadia ma di Microsoft, quindi offre tanto, è un tutto che offre veramente tanto tanto, e che penso che sia migliore di tutti proprio perché ha i costi uguali praticamente agli altri, perché alla fine vedo un PlayStation Plus, un PlayStation Now che costa un po' di meno, un PlayStation Plus che da pagare così, un Nintendo Online. Comunque offerta, prezzo e contenuti sono i migliori e sono altamente competitivi, ma infatti, come ho già detto, Microsoft, noi non puntiamo all'hardware, puntiamo al software, puntiamo agli abbonamenti, all'utenza. Quindi infatti, come ho già detto, loro non puntano a vendere console su console come la controparte, puntano a far sì che tutti vadano da loro per i servizi. Io stesso uso tantissimo questi servizi qua su PC e su console. La nota dolente forse potrebbe essere il surriscaldamento, non lo so, se ne è parlato in tanti casi, di questa console che si surriscalda, c'è chi ha detto che dava fuoco, bufala, almeno per il momento è una bufala. Ha dei problemi, ma questi probabilmente sono andati dai primi modelli fatti per il Day One. Comprensibile, è sempre successo e continuerà a succedere, perché purtroppo un hardware nuovo così, qualche partita difettosa uscirà sempre. Per quanto possano testarle, sono cose che magari vedi già in un altro se prima di utilizzo. Molti problemi sono stati dati da gente che ci svapava dentro per far finta che andasse a fuoco. Il problema, forse l'unico problema che è stato segnalato, che effettivamente non è una bufala, è il lettore di dischi sulla serie X che non permette di inserire i dischi. Questo bisogna vedere se effettivamente, e io non ho ancora potuto provarlo, perché avendo tutto in digitale su questa console qua, cioè su questo brand qua, non ho avuto questa possibilità qua. Per quanto riguarda la costruzione, fabbricazione, dissipazione, rumore, vi posso garantire che è meravigliosa. Ci ho giocato per 2-3 ore di fila, non l'ho sentita, ero senza cuffie, non l'ho sentita. L'ho toccata, scalda, sì, ma niente di dire cacchio, mi scotto, è una temperatura più che accettabile. La fabbricazione di un'ottima qualità, mi piace il design, non mi fa impazzire, sinceramente preferisco la controparte quest'anno, però non è male. Favorisce la possibilità di utilizzare la console sia in verticale che in orizzontale con i pedini così. La dissipazione migliore è quella verticale. Io consiglio effettivamente di usarla in modo verticale, perché quest'anno sia Microsoft che la controparte si stanno prendendo lo spunto da dello stile PC, quindi case verticali per favorire l'aerazione, disegnate apposta per l'aerazione e le temperature. Infatti questo ne va a giovare molto, infatti è silenziosa e fresca, veramente veramente impressionante. Parliamo delle periferiche. Allora, di periferiche ce ne sono abbastanza. Io volevo parlare più che altro di quelle date in confezione e come funzionano quelli vecchi. Allora, il joystick confezione è pressoché identico a quello della scorsa generazione, tranne un paio di dettagli, di cui uno è funzionale e il resto è estetico.
la fabbricazione è buona, il peso è, sembrerebbe, mi sembra diminuito. Nota dolente, ha ancora il vano batteria rimovibile, quindi si può cambiare batteria. Che c'è chi piace, c'è chi non piace. A me sinceramente non piace per il semplice fatto che questa console qua, cioè più altro le console in generale sono fatte per giocare abbastanza, no? E quindi se la prendiamo per un fatto di tempo di gioco, se ti si scaricano è una rottura di scatole, perché non attacchi il cavettino e parti di nuovo così mentre giochi si carica, no, devi o prendere il charger kit per fare questa cosa qua, che costa 25 euro mi sembra, o cambiare batteria ogni volta che si scarica. Non mi fa impazzire questa cosa, devo dire, perché comunque già tu spendi 70 euro per un controller o di più per quanto riguarda magari l'Elite o un controller personalizzato, dovrne spendere altri 25 solo per potergli dare la feature della ricarica. Secondo me è una grandissima porcata, perché c'è chi piace proprio perché dice almeno se mi si scarica cambio le batterie, ma secondo me ci vuole molto meno a attaccare un cavo che cambiare la batteria. Poi sono scuoli di pensiero. Periferiche della scorsa generazione, quindi joystick, funzionano, sono compatibili 100% su, penso, tutti i giochi. Noi l'ho testato su un po' di giochi, era compatibile al 100%. Ci ho collegato il mio Xbox controller Elite 1 di prima generazione, va bene, molto bene. C'è già anche il programma per gli accessori, si possono cambiare gli accessori, si possono mappare i tasti, cambiare i settaggi. Si può ovviamente giocare perfettamente, i profili sono switchabili, non ha dato nessun problema né di input lag né di compatibilità né di mappazione dei tasti, quindi è perfetto. Alla fine il chip interno penso sia pressoché identico da questa generazione alla scorsa. Cuffie, cuffie e cuffiette dovrebbe essere tutto compatibile, non ho provato con chissà quante cuffie, l'ho provato con un paio di cuffie jack e andavano perfettamente, anche se non sono marcate Microsoft. Allora, mi intrometto su un secondo prima della fine del video, perché mi sono dimenticato di introdurvi, di parlarvi di due cose abbastanza importanti di questa nuova console. Prima di tutto la feature del Quick Resume, ovvero consiste nel poter passare da un gioco all'altro e lasciare il gioco precedente in pausa e non chiuderlo, quindi noi possiamo in qualsiasi momento tornarci sopra e ritrovarci dove eravamo rimasti. È una feature molto interessante che purtroppo non è applicabile su tutti i giochi, per il semplice motivo che se gioco un gioco online o se gioco un qualcos'altro che non è ottimizzato, chiude il gioco precedente. Perché se io, per dire, sto giocando a Call of Duty multiplayer, no, sto nella lobby di Call of Duty in prepartita e decido di andare a giocare a Minecraft, il Quick Resume non funziona, perché poi quando torno d'accordo dovrò riavviarlo perché se mi ha disconnesso dalla sessione. Invece, per dire, stavo giocando a Forza Horizon, ho provato a passare a Sea of Thieves, sono passato a Sea of Thieves, sono tornato indietro a Forza Horizon, sono rimasto dove ero lì, mi ha disconnesso e mi ha portato in offline, ma mi ha lasciato nel punto esatto in cui ero. Tornando di nuovo a Sea of Thieves, invece, no, perché essendo un altro gioco online, mi veniva disconnesso e mi ha fatto riavviare da capo. Quindi è una cosa che va non per tutti i giochi, per la gran parte, poi comunque ne aggiungeranno altri che utilizzeranno. Io penso che questa sia una grandissima figata in assoluto, per il semplice motivo che magari sto giocando un gioco single player, mi chiamo un amico per giocare online, vado a giocare online, quando ho finito chiudo, risuccio subito e mi ritrovo già nel gioco single player dove ero rimasto. L'altra feature di cui volevo parlarvi, mi servirà il mio smartphone, perché semplicemente faccio avviare la registrazione dello schermo. Io semplicemente andando sull'applicazione di Xbox già inserita, cioè che ho già installato, già loggandomi al mio stesso account, posso andare a modificare delle cose sulla console, ovvero posso prima di tutto vedere le mie console abilitate, quindi vedo tutte quelle console che ho connesso il mio account. Posso magari vedere dei feed, clip, robe varie, tipo l'evidenza qua,
e adesso mi dice che io sono nell'app perché non ho effettivamente nessuna console accesa. Posso vedere la libreria delle mie varie console, infatti c'è la mia vecchia Xbox, l'Xbox One X, la serie X, mi dice quanti giga liberi, quanti giga posso ancora occupare, la memoria totale. Posso vedere le acquisizioni che ho fatto in game, posso permettermi di vederle, salvarle, eliminarle. Amici, la sezione social cerca, io volendo posso benissimo dirgli di un gioco, posso scegliere un gioco e dirgli di scaricarlo sul console. Adesso non lo faccio perché la console è spenta, però comunque gli dico semplicemente ecco, adesso l'ho riconosciuto e va via. Io quindi posso benissimo mettere a scaricare anche da casa, cioè anche da fuori casa, un gioco, arrivare a casa e trovarlo già scaricato, perché comunque basta che la console sia in stand-by con la funzione del menu del controllo da remoto attiva, io posso fare tutte queste cose qua. Posso accenderla, posso spegnerla, posso giocare da remoto. Questo bisogna avere una connessione seria, ovvero la console riproduce su se stessa il gioco e il nostro smartphone, tablet, computer fa da schermo anche da remoto e ci giochiamo. Non è efficientissimo, ho provato un po', c'è abbastanza con lag sotto la stessa connessione, quindi c'è ancora da lavorarci. Poi diciamo che l'Italia non è proprio il posto più adatto per queste cose qua, visto che le connessioni non sono molto buone. Detto questo, niente, io vi lascio continuare nel video perché io quello che dovevo dire ve l'ho già detto. Quindi io direi che bene o male le grandi cose ne abbiamo parlate, ne abbiamo parlato un po', nel mentre avrete visto un po' di immagini dei giochi, un po' di immagini dei menu, comunque la scocca, un po' di riprese così, spero vi siate fatti un'idea. Devo dire che è una console che mi è piaciuta, ovviamente ci giocherò. Mi dispiace non averla potuta testare magari con il loro punto di diamante, ovvero Halo Infinite. Tra l'altro dovrebbe essere questo un gioco già nativo Xbox Series X OS, quindi purtroppo è andata così. L'ho provato abbastanza, la proverò ancora, cioè magari ve la porterò in live su Twitch. Nel sommato devo dire che mi ha dato un'impressione molto buona e mi ha fatto più piacere giocarci rispetto alla generazione precedente, almeno parlando di per Xbox One e One S, perché One X già lì mi ha già dato delle impressioni molto positive. Questa ha confermato e migliorato le mie sensazioni verso Microsoft. Io spero che questo video vi sia piaciuto, arriverà ovviamente anche quello per PS5. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi e lasciare il mi piace per altri video come questi. Ci vediamo su Twitch, Instagram, Facebook, tutto in descrizione. Niente.